Se non trovo qualcosa di intelligente alla fine di sto casino. Ambrosia subito. Subito. E ti dirò di più. Scesa del bai. Come l'impressione di averla sprecata però. Perché la prima mi ha sceso un 2% e le altre poi me l'hanno azzerata. Granato, tanta roba. Spada di ferro delle fiamme? Che non userò mai. Però... dov'è? Brucia il bersaglio infliggendo 5 punti di danno. Brucia il bersaglio infliggendo 1000 punti di danno. Allora, grano, marcio ci sta, pezzi di ricambio. Vabbè, prendi. Riposino? Nel letto di Belush? No. Si potesse evitare, se si potesse. E quanto grosso sto posto? Perché? Inutilmente grosso per cosa? Per chi? Cosa c'è qua dentro? Non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Cos'è? Ceppo di folletto. Baule vuoto. Molto utile, mi dicono. Qua sto tornando indietro, però. Se di sì. Ah. No! Suca. Volevi. Dai, dai. Due soldi li facciamo, quantomeno, sai, uno... si paga da bere. Però... non mi sembra che il gioco valga così tanto la candela. Insomma. No, mi sono perso. Stai il corundo. Adesso sì, Sono venuto qui e ho preso il corundo. Ma allora sì che vale la pena farsi sbranare dai morti. Di qua. Andate a cagare voi le vostre trappole, i vostri morti. Le vostre usanze, la vostra cultura. Mi state sulle balle. No. Sono tornato all'inizio? Non ho capito. No. Di qua immagino di esserci andato. Quindi sta sbucando da un'altra parte. Dove? La domanda è... dove? Caverna acqua chiara e nuova scoperta. Siamo... assolutamente sbucati da un'altra parte. Lì c'è... ah, quella è di nuovo la cosa, no? La fattoria del miele. No, abbiamo lasciato. Grande. Se, ma, piano! Vabbè. Mi hai quantomeno risparmiato la fatica di venirti a cercare. Via, via dalle balle. Adesso ci dobbiamo pure rifare la strada. Che fastidio di posto. Dammi i funghi qua. Via. Fermi tutti. Allora.
Rilevato e non mi ammazzi dovrebbe essere un buon segno, però sei armato. Io ti vedo che sei armato. Rilevato totale. Veniamo in pace. Con quale convinzione, tra l'altro, lo dico. Buonasera. Mi prendo la sua manita, se non è un problema. No. Tutto a posto? No! Non era tutto a posto. Non c'è problema. Vabbè. D'altronde il libro lo aveva anche detto, no? Libro aveva avvisato di non... Aia, sì, ho capito. Adesso sì, ti ammazzo. Che cazzo. E uno ci prova. Però cioè, fate di tutto per essere delle bestie. Bravo. Niente, c'è niente da fare, aveva ragione il libro. Dai per scontato che ti vogliano far fuori, però... Ecco. Un po' peso. Te sei vivo, tutto a po'. Aspetta, va, dai un attimo. Mi fai pena. Dov'è? Te, pirla, non hai abbastanza mana. E allora ammazzati, non so che dirti. Ci ho provato a fare bravo. Va bene. Ceppa di folletto. Vabbè. No, raga, devi... Gino! Ma ti sembra il caso? Cosa ne pensi degli eventi? What? You mean the living dead, the watiers everywhere, the frenzied civilians? I'd say this country's seen better times. Ti dirò. At least something happens. It makes this place less boring. Ti dico, in realtà mi riferivo più al fatto che stai zoppicando Morent, però sì, è una certa. Contento tu. Boh, è solo che tecnicamente dare per scontato che la gente ci voglia far fuori. Sì. E beh, posso ammazzare i cristiani a vista perché hanno... vedrai che questo qua mi vuole uccidere. Per carità, a livello di paranoia ci può anche stare, però... Penso sia reato, quantomeno. Io devo fare qualcosa per sto peso trasportabile, però, perché... È un problema grave. Sento dei respiri. Ho sentito male. Sale può sempre essere utile. Flauto non me ne frega una sega. Bene. Io però li sento davvero dei sospiri pazzeschi. No, arrosto di manzo proprio... Ma proprio no. Ma proprio... Senti, però la devi finire, ciccio, dai. Come si fa a curare questo qui? Bastone della cura. Vogliamo fermarci un attimo a fare un riposino? Ma poi dove stai andando? Dove? Vuoi il manzo? Te. Vieni qua. Te. Facciamo così. Proviamo a fare un riposino un attimino, vediamo se... Dai. Un'oretta, non di più. Tutto a posto? Sei vivo? No. Ciccio, non so più che dirti. Non puoi glitcharti così, per favore. Hai rotto le balle. Già qua sto avendo dei problemi seri. Te non mi aiuti a trasportare niente. Che diavolo. Mica possibile. Bisognerà fare delle scelte. È anche vero che
A questo punto qua abbiamo un baule e abbiamo fatto fuori i banditi. Ammesso e non concesso che questi non tornino, io posso mollare qua qualcosina. Ah sì, sbagliato. Tipo sta roba qua. Dai. Abbiamo mollato un po' di spazzatura, poi... Ah, segniamoci, dov'è? Ah, guarda, taverna sulla via della moneta. Sappiamo che l'abbiamo lasciata lì, speriamo non ce la inculi nessuno. Però una certa bisogna anche provare a trovare dei compromessi. No, non volevo fare questo. Sì, siamo giusti. Sì, perché ho una missione? Compagnia Jesper. Ah, eh no. Ciccio, Jesper è un problema. Jesper è un problema se fa così. Cosa posso fare per aiutarti? Keep your chin up. Sì, però hai rotto il cazzo. Se me ne vado di qua? Mi segui? Proviamo a fare così. Ora chiudo gli occhi fortissimo e quando li riapro tu starai bene. Porca troia. E questo è un problema. So che dirti. Zoppica fino a Dark. Una certa. Ti ripiglierai, no? Funghi fanno sempre piacere. Glitch nelle montagne pure. Però, oh. Non aveva ancora mai nevicato. Da quando... No, però attenzione. Dove sto... Dove devo andare? Devo andare qui su. Vabbè, si passerà ben di qua. Io sono vestito adeguatamente. Sì, dai. Presumibilmente farà un freddo caino. No, ma l'altro davvero non sta arrivando. Orca troia! Ce l'abbiamo fatta? Ovviamente terremo un segreto su come abbiamo fatto, eh? Non lo diciamo a nessuno. L'abbiamo fatto in una maniera un po' poco igno... un po' molto ignobile. La devi finire. Cosa ne pensi di sto fatto che sei un What? You mean coglione? the living dead, the watiers Non everywhere, the cagare, te frenzied va a dire. civilians? I'd say this country's seen better times. Torre dell'esploratore. Fa un freddo di Gesù. Parla con Gaspar al Belvedere. Quite the sight, isn't it? It's moments like these that make life so damn worth living. Arrivo. Tu dici? This place was E once a però trading fammi post, in case guardare. you're wondering. But it's been deserted ever since the isolation. Che isolamento. Yeah, that's what we call the decree that was made 30 years ago here in Enderal. Simply put, the order decided to reduce their trade with other countries of the civilized world to a minimum. Not a very economical choice to Autarchia. make, but that was roughly the time when the Lightborn Eredan left Nerim. The order was probably afraid something similar could happen in Enderal. You know, open harbors quicken the exchange of information, which in turn quickens rebellious thinking, and so on. Sì. Since the decree, trading in Enderal has been subject to very strict regulations. And only the wealthy can still afford things like Termitralian wine or Calaean spices. Guarda, metà delle Anyway, robe che hai since then, a detto non lot le of once conosco, flourishing però. trading posts have closed down, such as the Three Rivers Watch down at the Sun Coast, or this one. Ma è interessante, guarda, in realtà anche da dove vengo io. Yeah, if you want to take a look for yourself, feel free. If not, let's push on.
We still have a good march ahead of us. Lo so, lo so. Sì, anche da dove vengo io in realtà hanno un po' il vizio. C'è gente che vorrebbe quella roba lì. Di chiudere tutto. Un vizio un po' di merda, eh. Boh, sì sì, bello. Io in realtà non ci vedo un cazzo, devo essere sincero. Ma sì, sono sicuramente io, eh. Sono sicuramente io. Va bene. Ah, questo era un emporio. Tu non dici la torre. Sì, sì, diamo pure un occhio. Perché se ci troviamo qualcosina. No, baracca del minatore. Mi detto emporio. Vabbè. Fai silenzio, eh. No, basta il fuoco, basta. Non ho parole. No! Dio, ma perché non ci sei? Perché non sei entrato, cazzo di bestia? Allora, stiamo sereni. Proviamo un po' sta scossa elettrica. Ha fulminato il lupo, fulminato. Basta. Dai. Stai calmo un attimo, per favore. Allora, diciamo che il fuoco è peggio. Indubbiamente il fuoco è peggio. Però, se uno dovesse scegliere. Diario dell'avamposto commerciale. Dopo. Prima esploriamo, poi lo leggiamo. Come si fa? Prendi tutto. Ok. No. Ho trovato un piccolo bottino. Prendi, prendi. Grande piccolo bottino. Sì. Fai la guardia, eh. Avvisami se arrivano. Rotto del calamo non mi interessa. Secchio non mi interessa. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Ah, là c'è un simbolo bestiale. Di quelli che fanno casino. Permesso? Au. Dovrei passare. Permesso. Hai solo da levarti dal cazzo. Ci ho pensato ora che anche la torcia è fatta di fuoco. E non ci avevo riflettuto bene, va bene? Vabbè, senti, la torcia è la torcia, se non te la dai in testa. Diario dell'avamposto. Guidato da Liron Mains, comandante del Sacro Ordine. Giorno 20 della partenza, anno 8201. Avanti Cristo soltanto. No, non lo so, cos'è ACS. Per decreto della turchessa... Della turchessa? Dalveram. Tutti gli empori del paese riceveranno in rinforzo un altro guardiano dell'ordine durante l'assenza del Gran Maestro. È proibito ai mercanti di discendenza non enderaliana di viaggiare in gruppo. È proibito ai mercanti di discendenza non enderaliana a porca troia! Non possono viaggiare, via! D'ora in poi saranno obbligati a viaggiare lungo i percorsi tra i porti e gli empori separatamente ed infine indiana, minchia, accompagnati da un guardiano dell'ordine. Prima di ricevere le merci dagli empori, l'intero carico verrà controllato. Gli alchimisti erranti dell'ordine sono autorizzati a raccogliere campioni di prodotti naturali, come gli analisti e gli arcanisti dell'ordine sono autorizzati ad esaminare qualsiasi documento in cerca di contenuto magico sovversivo. Un regime ferreo, totalitario. Da questo momento, per ordine della truchessa, ogni attività commerciale con gli altri continenti è limitata al minimo.
è concessa solo nei porti. Nei porti di Ark e di Umbil. L'emporio del Passo Montano, come tutti gli altri empori delle terre centrali, devono essere liquidati entro una luna. Le merci immagazzinate dai mercanti domestici devono essere riconsegnate loro. A loro? Le merci lasciate in commissione dai mercanti non enderaliani, se non verranno reclamate entro questo lasso di tempo, andranno al Sacro Ordine e verranno portati nei depositi di Ark. Questi sono furbetti, ammesso che siano di valore accettabile, appunto. Sono furbi come delle faine. Gli dei senza via, guarda, guarda che bestie. Tutte le altre merci e rifornimenti devono essere lasciati negli empori in cui ingressi andranno, i cui ingressi andranno sigillati. Giorno 8 della luna di quella roba lì. Il comandante Mace ha visitato l'emporio in compagnia di 3 guardiani dell'ordine e 2 prospettori in cerca di depositi di materiale grezzi. L'avamposto è stato scassinato e razziato. 2 senza ruolo che si erano accampati nell'edificio sono stati trasferiti ad Arkbo, rapiti totale, nella città sotterranea. Ah già che li ghettizzano lì sotto. Dallo scantinato, i prospettori sono stati in grado di tracciare dei depositi di ferro al di sotto della montagna. È particolare però, perché li ghettizzano lì sotto casa loro. Ad Ark non ci stanno gli dei e i governanti, i governatori. Comunque chi governa il paese. E poi se li mettono sotto casa, è particolare, li tengono sott'occhio. Sotto la sorveglianza del comandante Mains, l'ex emporio verrà riconvertito per l'estrazione del minerale di ferro. Sarebbe questo, quindi, l'ex emporio. Utilizzando manodopera proveniente dalla città sotterranea. Quindi lavori forzati, via, ci sta. D'ora in poi sarà conosciuta come miniera roccia nebbia. Una parte dei minerali estratti verrà trasportata a Riverville, le altre ad Ark. Giorno 2 della posa in posa. Dopo il crollo del tunnel principale, la miniera roccia nebbia verrà abbandonata. Solo gli oggetti più preziosi ed utili verranno recuperati. I minatori sopravvissuti saranno riallocati nelle pozze di catrame di Ark. Che vita di merda. Il comandante Mace andrà in onorevole pensionamento, ammesso che gli speciali dell'ordine siano in grado di curare le sue ferite. Quindi è questo il tunnel crollato, no? Sì, decisamente. Che posto del cazzo? No, è nel senso che stavo meglio a starmene dov'ero, forse. Perché non se ne va via? Keep your chin up. Ok. Che dici? È da prendersi come presagio di sventura? Che pensi? Ride. Faccia da pirla. Sì, per carità, io me ne scappo dalla guerra, Però non è che sia proprio finito nella terra delle opportunità, a quanto pare. Nel senso che comunque devi rispettare per forza cosa dice il governo, questi fantomatici dei. È muto, perché sennò vieni ghettizzato e finisce i lavori forzati. Gli outsider sono visti di merda. Non è un bel posto, sai, in cui vivo. Poi, vedi tu. Io fossi in te, considererei di andar via. Veda lei. Ma sei matto? Mi spiace, lupi affamati, però guarda lì, hanno già scannato un cristiano. Perché ho saltato? Hanno già scannato un cristiano che si portava dietro uno scheletro comunque, quindi tutto sommato. No, non volevo prenderlo. Cadavere. Mi spiace.
Non è che voglio scannare tutte le bestie che trovo, ma tanto poi mi attaccano. Chi va per primo? Non mi spingere. Adesso vieni, vai. Vai tu. Huh? Ecco. Keep your chin up. Piano. Piano. Mi date spazio, per favore, guarda. Andando in giro con due... Ecco. Due cretini. Pianissimo. Pianissimo. Via. Vai, vai. Andiamo. Tu sei bravo, dai. Te non puoi essere cattivo. Vero? Vero che sei bravo. Hey, you there. Yes, you. Come over here. Now, I need your help. Ma con che accento, tra l'altro? My brother, Alva, he's up the hill in that camp by the fire. But it's his turn to take watch, and I'm bloody freezing out here. Tell him to come here right io? Now. Ma perché io? Go back to Ark without him. Ah, diglielo te, ma che cazzo vuoi? Fai da tra fratelli. Assicurati che Ulvar aiuti Boomvar. Ma perché? L'altro ride. Ma porta pazienza. Dov'è Ulvar? Ora ti va bene che è vicino. Siamo sicuri? Vabbè. Vai, convinto, caldo come un boiler. Buonasera. Io non vorrei disturbare, però... Parte che se fa così, secondo me la tenda piglia fuoco, poi faccia lei. Ma detto questo, ho incontrato... un uomo con evidenti problemi mentali di sotto. Vai trovando. What do you want? Get lost. There's nothing for you to see here. Se non stai calmo, mi manda quel piccio di tuo fratello. Dice che muore di freddo. Oh, does he know? Then listen up, pal. Dime. Since we've come here, that fat bastard has done nothing other than get plastered. Tu invece tell vedo che. That until he's sober, I won't move a finger whip from this fire. Convinci Boomvar a bere di meno. Ma perché? Ma sulla base di cosa? Ma che cosa? Ciccio, io c'ho da fare. Bevi di meno. Hai detto che sei un coglione e se non la smetti di bere ti fotti. Well, I'm drunk because this idiot made me wait out here for hours. If it weren't for him, we would be on our way back to Ark already. Pazzesco. Tell him to move his fat ass over here right now. Quanto ci dai che si ammazzano? Vai, vai. Facciamoli ammazzare tra di loro. Perché a questo punto se lo meritano. Ti ha chiamato un brutto coglione. No, culone grasso. Oh, did he know? Well then. You tell him that what he wants interests me as much as the color of his fucking balls. Che analogia, raga. Pazzesco, che modi di dire coloriti. Dai, dai. Vabbè, ci scaldiamo un po' almeno. Facciamo avanti e indietro come due coglioni. Guarda, ha detto qualcosa sulle tue palle. What? All right, that's it. Go vai. And kick that bloody moron's ass. Give him a io. Knuckle sandwich. Smack no. Him in the gob, spank no. The living shit. No. Ah, you know what I mean. Bravo. Too much of a coward for that, are you? Fine. Oh, just wait. You sodding son of a tur. Figlio di un vatir, intanto lo dice a qualcun altro, prima cosa. Vai a picchiare tuo fratello, vai. Non me, vero? Non me, vero? Vai, vai. No, no, io devo vederlo però. Sì, comunque l'avevo intuito. Che gli enderaliani sono così.
scemi, tra virgolette. Però adesso questa me la godo. La godo per forza, perché due imbecilli così... Vai! Vai, vai! Vai! Ma che picciu. Ma che vergogna. Oddio, davvero! Ma non interveniamo? No, raga, dai, basta! Scherzavo! L'altro si allontanava, giustamente. Hai ragione. Incastrato? Servo una mano? Vai, vai, vada, vada, vada. La sua fratella. C'è un cazzo a rubare, però. Niente, carne, carne, sempre carne. Ah, buon fine lì. A posto? Ma che branco di teste di cazzo, vabbè.